Ragazzi, scusate, ma ho poco tempo. Iscrizione al canale gratis e campanellina, anche perché poi quello che dice il team viene riportato da giornali come il New York Times e ci sono le prove. Ma Zang era amico di Oktree, dicevano quelli lì che urlano dietro le telecamere. Quelli lì che urlano dietro le telecamere, la cattiva disinformazione. La cattiva disinformazione l'ha fatta il tuo amico con il turbante e il cartellone in mano 19 novembre, non io. Perché io ho tutti i messaggi di quando si mette d'accordo con l'altro che vogliono tirare fuori le date, capito? Ti attacchi al cazzo te la disinformazione. Dall'altro, ragazzi, non mettetevi alla guida dopo aver bevuto, perché è pericoloso, soprattutto in questi periodi. Non mettetevi alla guida dopo aver bevuto. Ma Oaktree, dicevano questi qui che parlavano di Coca-Cola sponsor da 1 miliardo Jupiter. Oaktree, sono amici con Zhang, 25% di tasso di interesse, ma non è una roba che è successa ora, è successa mesi fa e Calcio e Finanza la riporta ora. Perché sono 2 anni e ti diciamo non rifinanzia nulla? Perché dirlo ora che non rifinanzia è troppo semplice. L'unica cosa che può rifinanziare lui è lo scooter. Tra l'altro, dov'è Zhang? Dov'è il presidente dell'Inter in un momento dove l'Inter ha bisogno del suo presidente, sia dal lato economico e sia dal lato comunicativo? Dov'è il presidente dell'Inter? Dov'è? Dite la verità, dov'è finito? Dove lo hanno mandato questo qui? Dov'è? Il 25. Ma a parte, cioè, a quelli che parlano di rifinanziamento, cioè vuol dire vendere un top player all'anno, aumentare il debito, per fare cosa? Per fare che? Non ti fanno arrivare a 2 miliardi di debiti, perché noi ora abbiamo il bilancio scaricato. Ci sono 800 e rotti milioni di debiti più gli impegni finanziari da pagare. Cioè Zhang per rimanere all'Inter aveva bisogno di 1 miliardo da qui ai prossimi 3 anni, perché Zhang ha più di 1 miliardo di impegni da pagare da qui ai prossimi 3 anni. Il bond, Oaktree, le perdite rinviate. Ma dove volevi andare? Dite la verità ai tifosi dell'Inter. Basta, dite la verità. O lo Stato cinese gli dava 1 miliardo, lui non poteva fare nulla. Ma Oaktree e Zhang sono amici. Il problema di Zhang non è restituire la cifra. Abbiamo sentito anche questo dai fuoriclasse che parlano con l'Inter. Il problema di Zhang, hanno detto, non è restituire la cifra, sono gli interessi. Cioè, il problema non è restituire la cifra, ma sono gli interessi. 25% di interessi lo hanno preso pam, pam, a pesci in faccia. La vogliamo finire di sparare le cazzate ai tifosi dell'Inter oppure no? La vogliamo finire? Lo sa cosa vuol dire 25% di interessi? 80 e rotti milioni all'anno di interessi. Vuol dire vendere un top player all'anno, continuare ad andare a rovistare nella spazzatura degli altri club e vuol dire continuare ad accumulare debito. Quando la gente dice Zhang deve guadagnare tempo, Zhang non ha nulla da guadagnare perché per lui il tempo è tiranno. Lui perde soldi, l'Inter grazie a lui perde soldi giorno dopo giorno. È una società in costante perdita. Qui si è stappato lo spumante perché l'Inter ha perso 85 milioni senza possibilità di fare conferimenti di capitale. Siamo arrivati a questo punto. Invece di incazzarsi, i tifosi, no? Cosa fanno? 85 milioni soli abbiamo perso. Stai muorendo. Finanziariamente siamo morti. Altro è stabile. Stabile i chi? Chi è stabile? Il ragazzo dell'Inter è stabile. Chi è stabile? 1 miliardo e rotti di debiti. Non c'è un investimento da 3 anni e mezzo. Per quello riguarda due attaccanti poi davanti. Non solo hanno preso due attaccanti di 35 anni, che sono due giocatori da 20 minuti, mezz'ora cada uno, ma sono ancora due giocatori impegnati con le nazionali. Con a rischio infortuni, con lo stress dei viaggi. C'è Sanchez da noi, si allena, va in nazionale e si fa male. Stessa roba di quella faceva con Conte, uguale, spiccicata. Di cosa vogliamo ragionare? È finita la favoletta della rosa lunga oppure no? Della rosa profonda, è finita la favola, vi siete svegliati, vero? Ma Zhang e Oaktree sono amici. Qualcuno forse pensava che Oaktree fosse una onlus. 25%, papà! Moralmente schiaffeggiati, ma di cosa stai ragionando? Io ti dico come la penso. Io rispetto le fonti di tutti, ma per me
La proprietà cambierà a ridosso della scadenza del prestito. Senti cosa ti dico. La proprietà cambierà a ridosso della scadenza del prestito, non prima. Siamo cinesi quasi tutto l'anno, ragazzo. Ragazzi, prepariamoci. E voglio fare ancora i complimenti a tutti i calciatori dell'Inter, perché loro sì che sono di esempio anche per i bambini che tifano Inter, soprattutto per i miei figli. Non quello lì che scappa dalle macchie e disconosce le firme. Ciao Inter!